Il nostro obiettivo è di minimizzare l'impatto sulla circolazione e accelerare il più possibile la rimessa in funzione del ponte. Per questo stiamo seguendo l'analisi tecnica che si sta svolgendo dei possibili danni strutturali e presto saremo in grado di dare la nostra valutazione su come ottimizzare e massimizzare i tempi di riapertura di un ponte che è una fondamentale infrastruttura della viabilità, ma anche un luogo importante, storico e simbolico di questa città. Per quanto riguarda, il traffico, stiamo seguendo le iniziative che pu devono puntare a aiutare a migliorare la circolazione con, la segnaletica e anche il supporto del trasporto pubblico, anche poi in vista della Maker Faire che si terrà proprio qui dietro a breve, e quindi stiamo analizzando insieme con i responsabili della circolazione e con i vigili le possibili iniziative per aiutare a fluidificare il più possibile la circolazione, tenuto conto che comunque i danni dell'incendio tagliano in due, insomma così, interrompono un'arteria molto importante di collegamento. Noi intendiamo fare così per continuare a occuparci dei problemi concreti, per predisporci a risolverli e affrontarli nel più breve tempo possibile, subito dopo le elezioni. La quantificazione dei tempi deve necessariamente attendere l'analisi dell'eventuale danno delle strutture di acciaio interne ai piloni, e quindi senza sapere questo elemento non è possibile oggi quantificare. Ma quello che noi già da oggi possiamo dire è che stiamo lavorando appunto sulle procedure per fare in modo che qualsiasi sarà il tipo di danno e quindi il tipo di intervento che sarà necessario, noi potremo assicurare la massima rapidità dei lavori in modo di evitare il rischio di un cantiere troppo lungo. In questo momento è evidente che la città è tagliata in due su un'arteria fondamentale. È importante che Roberto Gualtieri sia qua perché questo sarà sicuramente una delle prime urgenze che il nuovo Consiglio Comunale e la sua sindacatura dovranno affrontare. Le verifiche che vanno aggiunte a quelle che sta portando avanti al Dipartimento SIMU in questo momento sui lavori da prevedere per il ponte siano anche proprio appunto sul tema delle procedure. Il modello del ponte Morandi a Genova è un modello che ha accelerato in sicurezza una ristrutturazione importante e qua parliamo in qualche modo anche di riutilizzare procedure che hanno già funzionato in altre situazioni eccezionali nel nostro paese e che possono essere adottate anche a Roma per risolvere in tempi accelerati delle funzioni strategiche per la città.